Benvenuti sul mio canale, oggi vediamo insieme l'Emax Babyhawk R Edition, ovvero Racing Edition. Si tratta di un micro brushless con 112 mm di distanza tra i motori e la possibilità di usare 3 o 4 celle. Le eliche in dotazione sono delle Avan da 2 pollici, 4 pale, però è possibile montare anche eliche leggermente più grosse come le 2,5 pollici o, cambiando i braccetti, anche eliche da 3 pollici. La cam è orientabile semplicemente allentando questi piccoli bulloncini. I motori sono degli Emax RS1106 a 6.000 giri per volt. Vediamo un po' di misure. Abbiamo uno spessore del braccio di poco meno di 3 mm. Ed un peso di 86 grammi senza batteria. Per smontarlo ed avere accesso all'elettronica è necessario svitare questi due bulloncini e mollare un po' la canopy in questo modo. Notiamo subito al suo interno la presenza della Fox Ear. Si tratta di una Fox Ear Micro Arrow da 650 linee. Avendo preso una versione Bind and Fly con bindabile con Taranis, abbiamo la ricevente già montata. Il bind tra ricevente e radio si effettua premendo questo pulsante all'accensione. E nella versione FR Sky si fa in modalità D8. Per quanto riguarda il flight controller, siamo di fronte ad un Emax F3 Magnum con ESC da 12A 4-in-1. La scheda ESC 4-in-1 supporta anche la modalità D-Shot. All'ingresso della connessione elettrica hanno montato un condensatore abbastanza vistoso. Da quello che dicono gli altri utenti è montato abbastanza bene, non c'è il rischio che si rompa, vedremo nell'utilizzo. L'antenna video è un dipolo con connessione HiFi. Il pulsante per modificare le impostazioni della videotrasmittente è posto di lato ed è possibile accedervi anche con la canopy chiusa. Con una pressione di 5 secondi si entra nella modalità programmazione. Il primo menu serve per cambiare la banda, il secondo il canale e il terzo menu P la potenza di uscita. Premendolo per 2 secondi si entra nella modalità di modifica, quindi I per 200 mW, L per 25 mW. Nella confezione sono incluse 4 eliche di ricambio, una pulsantiera per modificare le impostazioni della telecamera ed un cavetto DIN nel caso in cui l'XT30 già montato non fosse di vostro gradimento.
Verifichiamo a questo punto la configurazione di default di Betaflight. Verifichiamo la versione installata, una Omnibus 322. E procediamo con il dump della configurazione che potrà tornarci utile in caso di modifiche errate. Alla ricevente è dedicata la porta ORT3, il D-Shot 600 è già abilitato, abilitiamo il motor stop, ma questa è una preferenza personale, è configurato con 4K4K. Lasciamo abilitati Anti-Gravity e Dynamic Filter, salviamo. Il file safe è già configurato su drop, lasciamo così. Per il primo volo lasceremo comunque i PID di default, nel caso li cambieremo successivamente. Il D-Term è già impostato sul PT1. Verifichiamo la configurazione della ricevente e sistemiamo i subtrim per avere i valori a 1500 con gli stick al centro. I modi di volo sono anche una scelta personale. Ok, a questo punto siamo pronti per la prova di volo. Passiamo ad una veloce verifica indoor per controllare che i comandi rispondano in maniera corretta. Il modello sembra davvero stabile, non noto vibrazioni. La batteria usata è una due celle non nuova, per cui ha iniziato a bippare subito per batteria scarica. Direi che il modello è pronto per essere portato all'aperto. Proviamo qualche sgasata con una lipo da 4 celle. Direi che ha abbastanza potenza per arrivare sulla Luna. Giretto a vista prima di passare al volo in FPV. Il modello è dotato di USB già configurato. Come si può vedere dal volo in FPV, non sembra per niente di pilotare un modelletto da soli 112 mm. Con una 4S e le eliche di stock ha potenza da vendere. Ed è anche davvero preciso nei comandi. Nei voli successivi ho provato diverse altre eliche che potete trovare in descrizione. Con le tripala che ho provato ho notato un'evoluzione
una minore spinta ma anche un minore consumo, per cui al momento non sto più utilizzando le eliche di stock in attesa che arrivino delle batterie nuove. Questo volo è fatto con la videotrasmittente impostata a soli 25 mW, per cui possiamo notare qualche disturbo, soprattutto quando mi allontano dietro agli alberi, ma portando la potenza di uscita a 200 mW devo dire che riesco ad andare davvero lontano, considerato poi le piccole dimensioni del modello. In ogni caso il modello è dotato di buzzer, per cui anche quando cade in mezzo all'erba è possibile ritrovarlo attivando. In conclusione, dopo questa prima serie di prove, il modello mi ha davvero sorpreso e divertito. Con le eliche di scatola il modello a tre celle non ha risposto molto bene dal punto di vista della durata del volo, mentre a quattro celle è risultato velocissimo e ha permesso di fare le stesse acrobazie possibili con modelli più grandi. In conclusione, per un volo indoor tra i mobili di casa è possibile utilizzare una batteria da 3 celle, mentre outdoor soltanto 4 celle per divertirsi sul serio. L'eccessivo consumo è quindi l'unico difetto che ho trovato in questo modello. In ogni caso, in rete dicono che con i braccetti di dimensioni maggiori è possibile mettere eliche da 2 pollici e mezzo o anche 3, e con le eliche da 2 pollici e mezzo i risultati sono completamente diversi e sembra che anche la durata del volo aumenti in maniera considerevole. Nei prossimi video cercheremo di capire come si comporta con diverse batterie e diversi tipi di eliche, per cui iscrivetevi al canale per ricevere le notifiche quando i video saranno pronti. Grazie per la visione e arrivederci al prossimo video.